Perdonatemi il rumore, l'ho costruito e me lo uso perché qui dentro fa veramente caldo. Detto questo, bentornati qui sul mio canale, io sono Capezza, questo già lo sapete, oggi con un nuovo video. Ebbene sì, siamo stati alla Lidl, siamo? Sì, io e Capezza, ok, in due ci siamo andati. Siamo stati alla Lidl, come vi ho appena detto, e abbiamo comprato una piccola valigetta contenente un qualcosa di veramente sfizioso. Dai, lo so, l'avete visto dall'anteprima del video. Però vi dico la verità, devo essere sincero, come sono in ogni mio video. Non ero andato lì per comprare questo genere di punte, ma ero andato lì per comprare alla Lidl, appunto, le punte elicoidali per il legno. Ma purtroppo non le ho trovate e che facevo? Venivo a casa a mani vuote? No, quindi ho comprato la stessa valigetta, ma il contenuto è diverso. Lo andiamo a vedere subito dopo la sigla. Vai! Ebbene ragazzi, come avevo appena detto, la valigetta è lo stesso, il contenuto cambia, perché queste sono delle punte a videa, chiaramente con attacco SDS, appunto dedicato sempre al mio avvitatore trapano a percussione a batterie, sempre dello stesso marchio Parkside. La bellezza di questo kit è appunto questa, le sue varie misurazioni. Quindi ragazzi, andando a leggere le varie misure, troviamo nel dettaglio, nello specifico appunto, che le punte da 110 mm, ovvero 11 cm, abbiamo del FI, ovvero il diametro della punta da 5, 6, 8 mm. Da 160 mm di lunghezza troviamo un diametro di 6, 8, 10 e 12 mm. Per 21 cm di lunghezza troviamo 6, 8 e 10 mm di diametro. E per quelle lunghe 26 cm troviamo solo i diametri da 12 e da 14. Abbiamo, diciamo, una valigetta completa per quanto riguarda le nostre punte per trapani a percussione, appunto. E abbiamo questi 12 pezzi, ma andiamo adesso a fare il vero e proprio unboxing. La sigla Parkside per quanto riguarda la serie di punte è PGSB 12A1. Ovvero appunto fa riferimento al numero delle punte. Quindi andiamo adesso a vedere all'interno che punte troviamo e di che qualità, se riusciamo a darci un'idea, potrebbero essere. Ragazzi, chiedo ancora scusa per il rumore di fondo che crea praticamente il mini ventilatore, ma se accendo quell'altro, credetemi, è ancora peggio perché è molto più rumoroso. Allora andiamo quindi a tagliare la fascetta di protezione, quella diciamo sia che fa da antirapina e appunto da evita che accidentalmente magari possa aprirsi la valigetta, e andiamo a togliere la carta. Beh, io dico che la valigetta, anche se è un materiale molto molto fino, secondo me fa la sua sporca figura, perché è veramente carina a vedersi. Beh ragazzi, a mio avviso il bello di queste confezioni, tra l'altro medio buone o medio economiche, interpretatela un po' come volete voi, sicuramente non sono attrezzi e utensili di una fascia alta, chiaramente parliamo sempre di uso hobbistico o di un uso casalingo. È molto molto bello il discorso di questa valigetta. Avrebbero potuto metterlo dentro un classico cilindro in plastica o in una confezione magari plasticaccia o cartone, ma ripeto, anche se è una scatolina di un finto alluminio, è sempre cartone disegnato, però abbiamo la comodità di trovare le punte ognuna al suo posto, con riferimento di lunghezza e riferimento di diametro. Se consideriamo che una sola punta costa 1 euro, 1,50 euro, 2 euro fino ad arrivare alle 4-5 euro, buonina. Qui troviamo con 13 euro nemmeno, abbiamo preso un kit, ripeto, di 12 punte, ma non è tanto il discorso del loro diametro quanto della lunghezza, perché a volte ci troviamo a fare dei fori lungo addosso a un muro, diciamo verso un muro, che potrebbe essere diciamo molto largo e non arrivare con una punta normale, avendo anche un diametro piccolo. Perciò secondo me è buono avere un diametro piccolo, ad esempio un tassello da 6 su una parete magari
passante, perché no, per passare un cavo o tantissime altre cose senza andare a prendere 5.000 misure da questa parte e dall'altra parte del muro. Ma andiamo adesso a vedere appunto il loro inserimento sul nostro avvitatore a percussione. Ok, il test che eseguiremo adesso è direttamente su un coperchio di un pozzetto di quelli, diciamo, delle fognature, quindi parliamo di cemento armato. La punta impiegata è una punta da 8 mm di quelle corte. Penso che si comporta veramente in modo eccelso, come una punta, diciamo, delle Marche più blasonate, perché non dà segni di resistenza. Ok, secondo me non dà problemi. E quindi ragazzi, il primo buco lo abbiamo fatto direttamente sul cemento armato e che dire, secondo me le punte sono valide, se consideriamo che 12 punte le abbiamo pagate meno di 13 euro, ci danno una comoda valigetta e abbiamo visto che fanno bene il loro lavoro, io perché ho voluto fare direttamente un foro di prova sul cemento armato, perché farlo su un intonaco, su un mattone di tufo o su un materiale, diciamo, un pochino morbido, il test sarebbe potuto essere risultare, diciamo, un pochino fuorviante da quello che è un vero test, non dico di stress, però per quanto sia siamo riusciti a bucare tranquillamente il cemento armato, quindi per me il discorso di acquistare un kit come questo rimane sempre valido e quindi ve lo consiglio vivamente. Quindi ragazzi, il video termina qui. Rimango a dirvi le solite raccomandazioni, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, ricordati di attivare la campanellina per sapere quando porterò nuovi video qui sul canale e che dire, se ti fa piacere lascia un pollice in su, che a me sicuramente farà piacere veramente, e che dire, ci vediamo al prossimo video, ciao da Capezza!